Gheddafi, in realtà, da bravo dittatore, siccome doveva avere il consenso popolare, aveva creato uno stato in cui c'era il reddito di cittadinanza, in cui quindi non esistevano barboni, mendicanti, eccetera, anche perché l'Islam ha tra i suoi precetti fondamentali quello di dare una parte delle proprie ricchezze ai poveri. Quindi aveva uno stato in cui sostanzialmente nessuno si ribellava, quindi questi ribelli che poi siamo andati a salvare noi, vi ricordate la versione ufficiale, no? Che c'era una ribellione al regime di Gheddafi e noi siamo andati a salvare questi ribelli, come se ce ne fregasse qualcosa di questi fatti, però ci hanno fatto credere questo. In realtà il problema dell'Islam qual è? Ancora una volta è monetario ed è finanziario, perché l'Islam ha un sistema finanziario che, se impattasse il mondo occidentale e si compenetrasse con il sistema finanziario occidentale, potrebbe risolvere i problemi dell'Occidente non in poco tempo, in 24 ore. Pensate se questo sistema arrivasse in Occidente. Si potrebbero risolvere i problemi di molti imprenditori e di molti cittadini. Quindi all'origine di questo conflitto con l'Islam in realtà c'è un problema monetario, cioè non si vuole che il sistema finanziario dell'Islam possa arrivare in Occidente. Perché? Perché ci vogliono tenere nella condizione sociale e psicologica in cui siamo.